Benvenuti su Fossil 76 Channel per il torneo Junior Club. Semifinale, in campo la fossolense Simplino Boys del Caffè Sant'Anna contro i mercenari Lime Art. Sotto sotto il 7. Tiro dalla lunga distanza, ma Bronchi riesce a respingere in calcio d'angolo. Bondi, Bondi, entra in area, il tiro alto, l'occasione per la fossolense. Siamo giunti al settimo, all'ottavo minuto del primo tempo. Cerca l'incursione centrale, il tiro, la deviazione di Bronchi, riesce anche in questa occasione a metterci il suo guantone. Locatelli intercetta, Bondi, Bondi, gira verso la... Locatelli, il tiro, all'alto di poco, bella l'azione concertata da Bondi e Locatelli. Decimo del primo tempo, Anania apre per Coppello, il tiro di Coppello all'alto di poco. Il numero 7 mantiene possesso la palla, il tiro, la parata prodigiosa di Bronchi. Adesso siamo giunti al tredicesimo del primo tempo, punteggio 0-0. Locatelli di testa sul traversone preciso di Clevis. Momo avanza, ancora Momo, Momo, il tiro alto. Bene, Momo va bene, Momo va bene, Momo. Numero 18, colpo di testa alla rete. Il gol dei mercenari. Siamo giunti al ventesimo del primo tempo. Bondi, il tacco di Bondi, mantiene la palla in campo. Avanza Bondi, Bondi. Mette in mezzo. Coppello dalla bandierina. Larga verso Merighi, il tiro, la respinta del giocatore maglia bianca. Bondi fa ripartire Merighi, Merighi indietro, ancora Bondi, Bondi tenta la percussione centrale. Locatelli, la palla in direzione di Bondi, il tocco, ma il portiere riesce a intercettare il pallone e finisce il primo tempo, punteggio di 1-0 per i mercenari Lime Art. Avanza dai mercenari, azione in contropiede, 2-0, terzo minuto del secondo tempo. Tiro da lunga distanza, esce di un niente, la palla che si è allargata in prossimità del palo, è uscita, l'occasionissima per la fossolense. È libero il 18. Ed è 3-0. 3-0 per i mercenari. No. Cioè, grande azione di contropiede, numero 8. 4-0 per i mercenari. Cross. La parata di Bronchi. Riesce Bondi a servire Anania. Anania il tiro, la rete. Accorcia le distanze a fossolense, 4-1. Siamo giunti al 18esimo del secondo tempo. Gran diagonale, preciso, secco, tagliente di Anania. 3-2. Ragazzi, si torna, il gol, 5-1 i mercenari. Bondi, gran tiro da lunga distanza, il portiere intercetta e ancora la fossolense. Ancora Bondi, 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 l'esterno riesce a intercettare il difensore dei mercenari. Bello. Tiro di Momo. Il rimpallo per un ingaggio del portiere. 6-1. Il gol dei mercenari. Ma i Simplino Boys si preparano per la vera finale, che è quella del terzo posto. Ma perché avevano un impegno tardi, invece vogliono fare la finale delle 8, perché sono impegnati i Simplino Boys. Ha fatto questi calcoli. Il numero 13 avanza, mette a terra il portiere, mette in mezzo di spalla il numero 7. Ho perso il conto, 7-1 mi sembra. Merighi, Locatelli, il tiro e la parata del portiere dei mercenari. Il
che accetta la Fossolense. Anania spiazza il portiere, realizza la doppietta di Anania. Numero 9. Appoggia Bondi. Tenta lo scavetto Momo. Ancora Anania e la tripletta. Il terzo gol di Anania per il punteggio di 7-3. L'arbitro fischia la fine. La vittoria per 7-3 dei mercenari Limart. Grande prestazione dei ragazzi in bianco. La Fossolense stasera era un po' scarica. Ha un grande Bronchi e un gran goleador Anania. Tre gol per lui. Appuntamento alla finale, perché comunque i ragazzi volevano vincere la finale del terzo posto, perché si va a casa prima, e quindi appuntamento martedì prossimo.